Benvenuti nel canale di Mariella Fantasy. Voglio mostrarvi come poter realizzare un piccolo acquario tutto all'uncinetto, tranne le pietruzze e le conchiglie sul fondo che creano un attimo l'atmosfera. Ma come vedete, pesciolino, alga, stella marina, polpo e altra pianta acquatica sono realizzati assolutamente all'uncinetto. Non c'è nessun ferro filato che le tiene in piedi, ma soltanto questo bastoncino con del filo di nylon, come potete vedere. Presto vi mostrerò come poter realizzare queste parti che compongono questo acquario, che davvero è decorativo per una stanzetta, per un qualsiasi mobile della casa, e che può sicuramente rallegrarvi. Ho realizzato anche altre tipologie di pesciolini e adesso ve li mostro. Come questi, per esempio, questi pesci tropicali. E vedrete poi che vi mostrerò come poter realizzare in un modo semplicissimo. Vedete che sono un amore, proprio perché sono delle idee per poter creare a vostra volta il vostro piccolo acquario. Questo era il primo che avevo fatto, arancione. Quello che vi dovete procurare sono questi occhietti con l'adesivo, in modo tale che avete proprio la sensazione dell'occhio del pesciolino. Questi li ho trovati da Tiger, in bustine, li vendono. Ce ne sono tantissimi, quindi potete realizzare tutti i pesciolini che volete. Ritorniamo di nuovo sul mio acquario. Ve lo mostro nel dettaglio. Ho utilizzato cotone numero 5 per poterlo realizzare. Ed un uncinetto numero 3. Ovviamente per poter fare quest'alga verde è consigliabile che usiate un cotone numero 3, perché è più grosso e rimane un po' più rigido, dal momento che non ho utilizzato fil di ferro. In particolare della coda, che si arriccia, ve la mostro meglio. Vedete, si rimette dentro e si ha la sensazione che nuota. La stella marina, che già vi ho mostrato in un altro tutorial come realizzarla, la piccola stella marina, lo potete trovare, poi ve lo metterò nell'info box il link della realizzazione, ed il polpo. Adesso ve lo prendo e ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Vedete? Ho scelto questo colore perché è come se si mimetizzasse col fondo, con le pietre. Perché sapete la capacità, no, dei polpi, che è quella di mimetizzarsi. Potevo aggiungere anche altri dettagli, ma l'ambiente di questa boccia è così piccolino che già riuscire a creare un'alga, un pesce, una stella marina ed un polpo, più un'altra pianta acquatica che ho aggiunto dietro, l'hanno già riempito completamente. Spero che vi piaccia, amici del canale di Mariella Fantasy. Lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto. Presto seguirà il tutorial con la spiegazione della realizzazione di queste parti, tranne la stella che già ho spiegato in un altro tutorial, del polpo, di questa alga verde chiara che vedete e del pesciolino. È davvero un amore. Tra l'altro queste bocce di vetro le trovate a pochissimo prezzo. Potrebbe essere un regalino anche da fare, un pensierino, o soltanto un oggetto che decori la vostra casa. Sassolini e conchigliette.
Vedete i colori brillanti? Questo blu, questo celeste, questo verde, arancio e rosso. E quel lilla con una punta di grigio del polpo. Bellissimo. Da Mariella Fantasy per il momento è tutto. Vi saluto e alla prossima.